Redette Forum di Milano, incontro Mario Cavaldesi, Senior Solution Architect di Redette Italia. Ai primi di giugno Redette ha presentato la nuova versione del sistema operativo RHEL, che introduce una nuova era tecnologica. Quali le principali novità tecnologiche? Allora sì, come hai detto, il 10 giugno abbiamo annunciato RHEL 7 e RHEL 7 ha tutta una serie di novità che la rendono totalmente differente dalle versioni precedenti. Prima fra tutte il nuovo sistema di gestione dei servizi, quindi abbiamo lasciato quello che era il vecchio modello System 5 che per anni ha accompagnato i sistemi Linux, sostituendolo con System D. Inoltre abbiamo migliorato l'integrazione con i sistemi Windows nell'ambito dell'Active Directory e abbiamo portato innovazioni sostanziali come quella dei Linux Container, che forse sono la novità principale in questa release di Red Hat Enterprise Linux. Ecco, scendiamo un po' nel dettaglio di questo concetto di Linux Container. Sì, i container praticamente ci permettono di dare agli sviluppatori una porzione del nostro sistema operativo, quindi uno spazio ben predefinito di CPU, RAM e storage, dove lo sviluppatore può installare le proprie applicazioni con le proprie dipendenze ed essere totalmente separato in maniera totalmente sicura con il resto del sistema. Quindi significa che si occuperà esclusivamente per la parte di sviluppo, quindi sulla macchina ci saranno tutta una serie di container per altri sviluppatori, e IT Operation continuerà invece a gestire il sistema operativo, quindi la parte di networking e patching dell'OS, senza condividerlo con gli sviluppatori. Quindi permetterà di avere tante applicazioni su una sola macchina senza proliferare con un numero di macchine per gli sviluppatori. In termini di upgrade avete introdotto qualche novità? Sì, la novità sostanziale è che con Red Hat 7 rendiamo disponibile l'upgrade live da major release a major release. Quindi con la 6, chi è un utente della 6 può migrare con un tool preconfezionato a Red Hat 7. Questo tool ovviamente ci guiderà nell'installazione della nuova versione e ci dirà eventualmente se ci sono delle problematiche nel caso di applicazioni particolari. Oltretutto ci dà la possibilità di fare rollback, quindi nel caso vogliamo tornare indietro alla versione precedente senza nessun problema.